Allora, Andrea Forciniti. Andrea? Forciniti. Forciniti? Sì. Di dove sei? Sono di Corigliano Calabro. Corigliano Calabro. Ma è lontano da qui? Sì, però studio qui all'università, quindi... Ah, ok. Quanti anni hai? 22. Cosa fai? Intanto cosa studi? Sono curioso di vedere cosa in teoria vorresti diventare. Vabbè, io studio medicina. Certo, la musica è il sogno del cassetto. Quindi comunque continuo quando possibile, come in queste situazioni. Quindi tu ti fai canzoni tue? Sì. Fammene ascoltare una. Va bene. Ti faccio ascoltare un brano che si chiama Stupidità emozionale e che è in parte correlata alla medicina, anche perché no, perché parla di un disturbo psichico che è l'alessitimia, l'incapacità di descrivere le proprie emozioni. Cioè, sono persone che di fatto... Se provano un'emozione quale l'amore, lo vivono solo somaticamente, cioè quindi sentono per esempio le farfalle allo stomaco, la pesantezza alle gambe, il rossore, però il cuore che batte di più, ma non sono in grado di capire e dire questo è amore. Ma tu fai parte di questa categoria? No. Ah, no. No, però mi ha affascinato molto quando un bravissimo docente universitario, diciamo, come ce ne sono pochi, se devo essere sincero. Ce ne parlò al primo anno e allora scrissi questa canzone. Vai. Ah, io primis sono il pianoforte in realtà, però qui magari dopo ti faccio ascoltare anche qualcosa. Okay. Sì. Anche se non puoi descrivere quello che è dentro te, anche se sei prigioniera del tuo stesso corpo, del tuo stesso guscio, io so che ora ti ho. E anche se ora io ti stringo forte il mio calore e su di te tu non puoi capirlo, percepirlo, concettualizzarlo, io so che ora ti ho. Eppure anche il cuore tuo adesso si agita un po'. E anche se tu non puoi descriverlo, elaborarlo, razionalizzarlo, che importanza ha ora che sei qui accanto a me. E anche se ora c'è chi dice che questo è un amore folle, anche se puoi solo riceverlo perché non sai cos'è, io so che ora ti ho. Eppure anche gli occhi tuoi si dilatano un importanza ora che sei qui accanto a me, accanto a me. E mi fermo a pensare che questo mondo appartiene anche a te e tu lo sai. Semplice stimolo somatico. E anche se tu non sai che dentro noi c'è qualcosa che è, qualcosa.
cosa che è più forte della tua stupidità emozionale. Accanto a te c'è chi lo sa. Andrea, ma tu fai queste canzoni in pubblico? Diciamo, quando mi capita, sì. Non ho una band, non mi esibisco di frequente. Mi capita di esibirmi in piccoli festival locali, anche concorsi. So quello che tu pensi a proposito dei concorsi. Ah, lo sai. Sì, lo so. No, non è che io non è che io pensi male dei concorsi. I concorsi vanno fatti, soprattutto se non ti chiedono soldi. Difatti qui a Fiat non si paga niente, eccetera. Ma vanno fatti collateralmente a delle esibizioni live. Sì. Purtroppo vedo troppi ragazzi che fanno solo concorsi e non si sbattono per andare invece a fare concerti, ad esibirsi dal vivo, a tentare di far vivere agli altri le emozioni che loro provano quando scrivono le canzoni e quando le eseguono dal vivo. In sì. Questo senso, hai capito? Perché si vede che tu c'hai passione, c'hai poesia, c'hai tutto, però ti manca un confronto live, capito? Sì, io ho provato proprio qualche mese fa a mettere su una sorta di band, un trio acustico, però poi in realtà il progetto è naufragato prima ancora di partire. E adesso spero il più presto possibile di... Sai, mettere assieme un gruppo significa anche condividere qualcosa degli altri e sacrificare qualcosa di se stessi. Sì, perché se tu vuoi mettere, allora ti paghi dei musicisti che fanno quello che dici tu, hai capito? Però questo è importante. Non c'è crescita in questo modo. Esatto, non c'è crescita in questo modo. Fammi sentire, qui c'hai 4 pezzi mi hai dato. Sì, io vorrei farti sentire sulle isole Lofoten. Che cosa sono le isole Lofoten? Sono delle isole norvegesi su cui è possibile ammirare l'aurora boreale. E ci ho scritto una canzone. Ma ci sei stato? No, è un mio sogno. Se più tardi spiove, prova a cantare mentre vai. Ti porto a fare un giro sulla Senna. Se più tardi spiove, ti porto a vedere l'aurora sulle isole Lofoten. Perché nei tuoi occhi sconfinati leggo mari di follia, fondali inesplorati, scrigni di poesia, in cui si annidano tesori la cui memoria è andata persa, i diamanti dell'imperatrice, dell'imperatrice. Perché nei tuoi occhi sconfinati leggo desideri di utopia, bere la sorgente senza filtri e poi dare una festa in discarica, e immaginare le lamiere che si animano per ballare con te. Se più tardi spiove, ti porto a vederla, percorrerò questa immensa manifestazione di energia, per tutto il suo diametro attraverserò deserti di corpi spenti, deserti di corpi inermi, camminerò silente nel torrente della tua mente. Per tutto il suo diametro e vi scolpirò l'immagine di mille anime vaganti in viaggio su un'arca verso le isole del ghiaccio. Ma se piove non posso, se piove non posso. Che
questa strada non è ricoperta di semi che l'acqua può far germogliare, ma di mille candele che seguono i sussulti del vento e che in quanto tali il vento tacere. Beh, dai delle immagini molto, molto eteree, fai degli acquarelli, fai... Cioè non segui molto quelle che sono le regole della canzone, un ritornello facilmente identificabile. Dipende anche dal brano, sì, a volte lo faccio, magari mi mantengo più sul strofa, ritornello poi special, ritornello di nuovo. Sì. Altre volte invece, di solito in questo caso è stato una specie di flusso di coscienza, quindi non ho avuto neanche tanto il... Guarda, io ti dico che devi assolutamente continuare, perché scrivi bene, però devi adattare quello che scrivi anche a una situazione live. Io non ti consiglio di fare un disco prima di aver fatto dei live, cioè prima di aver testato dal vivo, no, ormai io lo dico con tutti, però è importantissimo, testare dal vivo quello che tu fai, vedere, confrontarti con gente che non sono i tuoi amici, ma persone che te le devi conquistare cercando di condividere queste cose che scrivi. E allora forse dopo cambierai un pochino le canzoni, adatterai e solo allora potrai fare un disco, capito? Però ti ripeto, da solo, anche perché suonando il pianoforte è dura per te andartene in giro da solo. Con la chitarra ti puoi andare anche a fare il busker, poi fai le cover, poi ogni tanto infine la tua canzone e vedi che cosa succede. Ma suonando il pianoforte è un po' un casino. E quindi devi assolutamente, solo che sai anche tu, abiti da una parte, abiti in Calabria e studi a Bari, quindi un po' un casino decidere dove mettere le tue radici musicali. Cioè, è vero anche questo, sì. Con chi mi metto? Con dei ragazzi di Bari e dopo io... Forse qui è un po' più facile. E allora fallo. Quindi comunque essendo una città... Fallo e conquistati i luoghi dove suonare la vita. Cioè non ce la fai, comincia da solo, però, capito? Ci vuole qualcosa. E non fare solo concorsi, perché anche se tu vai avanti in un concorso, poi non sei preparato dal vivo. E la musica oggi vive solo ed esclusivamente dal vivo, perché discograficamente non si vende più niente. E i dischi che puoi vendere li vendi durante i tuoi concerti. Ok? Hai 22 anni, scrivi bene, vai avanti. Grazie. Bene. Ciao Andrea. Ciao.